insegna, sono ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica ed Energetica, difficilissimo da ricordare con noi perché l'abbiamo cambiato recentemente per l'ultima candidata di università che voi conosciate, dell'Università Sapienza. In particolare sono docente di fisica tecnica e di immunotecnica. Oggi vi presento un argomento che in effetti è abbastanza poco conosciuto. Abbastanza poco conosciuto fondamentalmente perché è molto nuovo. Nasce da degli studi fatti contemporaneamente negli Stati Uniti e in Inghilterra da parte di medici, e sono studi che hanno avuto una ripercussione, stanno avendo una ripercussione abbastanza forte in ambito tecnico, in particolare in ambito tecnico, e di conseguenza su quello che sarà la progettazione, la realizzazione degli ambienti per quanto riguarda gli aspetti di illuminazione probabilmente nel prossimo futuro. Iniziamo col dare una serie di indicazioni per spiegare su quali basi oggi si progetta un impianto di illuminazione, e quindi cerchiamo di individuare e capire quello che è l'approccio tradizionale al problema di illuminazione all'interno degli ambienti. Dopodiché introduciamo questa complicazione che si è raggiunta a partire dal 2001-2002 e vediamo che cosa si sta muovendo in ambito di ricerca, in particolare dal punto di vista dell'illuminazione in relazione a quello che è l'interpretazione dell'essere umano del processo fisico che porta alla luce e quindi poi allo sviluppo a fronte dello stimolo di un'organizzazione. Quindi concluderemo con un esempio che ho aggiunto in coda, giusto per rendervi partecipi delle direzioni che si stanno prendendo in ottica di ricerca su queste tematiche. Abbiamo detto che vogliamo rimanere un po' sul generale, senza scendere troppo nel dettaglio dei concetti, cercando però di capire di che cosa parliamo. Allora, sembra banale, ma è necessario ricordare che il nostro occhio si è evoluto con la radiazione solare e con la luce naturale. Questo cosa significa? Beh, che ha sviluppato le sue funzionalità sulla base delle sorgenti che erano a sua disposizione, sorgenti di luce che aveva a disposizione evidentemente. E per tanto tempo, diciamo, almeno fino all'800, 1800, la principale fonte di illuminazione è stata proprio la luce naturale. Quindi tutto quello che l'occhio ha come funzionalità è legato a come è cresciuto e si è sviluppato, e quindi alle sorgenti che lo hanno stimolato per molto tempo. Soltanto successivamente, quindi diciamo dall'Ottocento in poi, si sono succedute scoperte, progressi in campo tecnologico che hanno portato alla realizzazione di sorgenti che inizialmente, fino a poco tempo fa in realtà, si chiamavano sorgenti artificiali, e adesso si sta tendendo a chiamare in modo diverso, cioè come sorgenti elettriche. Qual è il problema che si introduce subito e che si può anche percepire da soli, senza necessità di fare lezioni in merito? Beh, che con l'introduzione della luce artificiale, io continuo a chiamarla artificiale, onestamente, si è cambiato stile di vita fondamentalmente, cioè tutto ciò che prima si poteva fare durante le ore del giorno, perché durante le ore della notte non si poteva fare,
da quando è nata l'illuminazione artificiale e ha avuto un'ampia distribuzione di diffusione nelle strade e nelle case, evidentemente si può adesso fare anche durante le ore notturne. Questo cosa ha significato? Beh, un cambiamento nello stile di vita di tutti noi. Prima non si viveva di notte, tanto per fare un esempio diretto, no? Questo comporta inevitabilmente una riduzione, per esempio, del numero di ore di sonno, che più o meno tutti sperimentiamo. Comporta tanti altri fatti che adesso vediamo.